meglio che mi prepari per la lezione. Wow, è fighissimo! Quale acconciatura farà per me? Ah, il verde no. Credo di saperlo, opterò per la numero 3. Ah, che roba sarebbe questa? Lascia stare, è mia! Voglio vederla! Wow! Che è successo? Era ora, siete finalmente qui! Benvenute alla sfida artistica! Faremmo meglio a cominciare. Per prima cosa abbiamo rullo di tamburi, un arcobaleno! Wow, amo gli arcobaleni! Procediamo con questo. Devo prendere una cosa dalla borsa. Oh, guardo anch'io che cos'ho nella borsa. Cosa ci trovo? È la tua borsa? Ah, posso usarla per il disegno? Mi ero scordata che avevo questa. Ha ancora un buon odore. Mi prendi in giro? Oh, sto per vomitare. Ah, sto facendo un pasticcio. Mi serve solo una penna. Tempestata di diamanti, ovviamente. Questa da dove è uscita? Mi fa venire un'idea. Ehi, Kendall! Allontanala da me! Che schifo! Ok, inizio piegando il foglio. Ci metto sopra il portapenne e lo uso per tracciare un cerchio. Poi ci disegno una faccia partendo dagli occhi. Divido il sorriso sulla piega. Che bel sorriso! E adesso apro il foglio di carta. Uso le banconote come un righello, unisco i tratti del viso. E ora aggiungiamo un po' di colore, voglio che sia il più brillante possibile. Disegno un arcobaleno dentro la bocca. Ora posso ripiegare il foglio. È fantastico! Guardalo! Bello, vero? Wow, sono a bocca aperta! Britney non ha neppure cominciato, invece. Devo trovare qualcosa. Ah, ecco questi vecchi gessetti, userò questo. Mi serve solo il mio fidato martello. Farò rapidamente uno stencil di farfalla. Lo colloco su un foglio di cartoncino nero e ci metto sopra i gessetti. E ora si picchia duro. Oh sì, che bella sensazione! Riesce ad allentare la mia tensione. Ora rimuovo lo stencil e voilà! Ho ottenuto una bellissima farfalla. Ottimo lavoro, ragazzi! Lo so! È una decisione difficile, ma vince Britney! Davvero, wow, grazie! Ah, non è giusto! Non prendertela, mi piace anche il tuo! Ehi, l'amore è nell'aria ed ecco la vostra prossima sfida, un cuore romantico! E per ispirarvi ho qui un ospite speciale, date un'occhiata laggiù! Salve, ragazzi! Lo definisco il mio sguardo ardente! Caspita, meno male che ho portato il ventilatore! Ah, che carino! Ehi, l'ho visto prima io! No! Devo vincere questo round! Dovrò creare qualcosa di speciale, dammi cuoricini, su! Ne voglio di più! Vado alla velocità della luce! Non rendo bene sotto pressione! Ecco qui! Proprio quello che mi serve! Brian è così attraente! Mua. Saremmo così felici insieme! Ok, si parte! Comincio con un messaggio romantico, esprime esattamente ciò che provo. Lo contorno con la penna dorata e aggiungo delle stelline. Scrivo dei messaggi sugli altri cuori. Penso che sceglierò questo qui. Piego i bordi e li premo verso il basso per creare una piega. Adesso piego la parte superiore. È diventata una bustina. Uso un adesivo per sigillarla e voilà, la metto insieme alle altre. È una piccola collezione di lettere d'amore ed è un portachiavi carinissimo. Bello, vero? Ah, sembra più difficile di quanto pensassi. Mi sto scervellando per trovare un'idea. Ok, trovato. Disegnerò un bel cuore. Ma non è un cuoricino tradizionale. È diverso, ma è bello allo stesso tempo. Ciao, ragazze. Adoro lo stile vagabondo chic. E questo disegno, c'è magnifique. Una rosa per una rosa. Wow, che gentleman. E questo cos'è? Ma è per me. Bellissima e talentuosa, che mix vincente! Ho qualcosa per te! Piano con le emozioni! Sì, ottengo spesso quella reazione! E per me c'è qualcosa? Calmati, questo è il mio momento! Questa è maneggevole! Solo una battutina, la prossima sfida è... un pennello! Dov'è Britney? Non guardare me! Pazienza, cominceremo senza di lei! Procedi! Dovrebbe essere facile! Salve, vorrei fare un ordine. Che servizio eccellente, adoro fare shopping, è il mio hobby preferito. Ok, tiriamolo fuori dallo scatolone. Come ha fatto a entrarci tutto? È pesantissimo. Ma è perfetto.
Lo scatolone non mi serve più. Scusate il ritardo. Oddio, ma quella è cartigenica! Ah, di che parli? Oh, giusto! Upsi! Che imbarazzo! Allora, che mi sono persa? Aspetta, prima devo fare una cosa. Ti prego, smettila. Oh, che bella sensazione! Potrei usare questo, in effetti. Non mi serve un pennello. Lo spezzo a metà, poi lo arrotolo nella carta igienica, in questo modo. E poi nella plastica verde, così. Una volta fatto mi serve un adesivo. Questo lo terrà ben fermo. Così mi piace, sì. Lo metto in questo tubicino trasparente. E credo sia pronto. Immergo il primo bastoncino nella pittura rosa. Si intona il colore della plastica. E lo passo sulla carta. Quando ho terminato cambio di posto i bastoncini. È il momento di un po' di blu. Lascio che il bastoncino assorba il colore e riprendo a creare le mie opere d'arte. Ma cosa? Allora è così, eh? Non hai visto ancora niente? Ho grandi progetti. Sto per creare un capolavoro. Ho finito. Ah, oh, cosa? Che hai combinato? Hai perso? Oh, andiamo, il pennello mi è scivolato. Oh, scusate, devo aumentare i miei livelli di potassio. Questa è la prossima sfida. Questo lavoro mi fa venire fame. Portami qualcosa da mangiare. Così va meglio, sembra tutto così delizioso. Quale assaggio per primo? Wow, si presenta bene, lo voglio anch'io. Allontana quelle mani sporche dal mio cibo, non voglio che lo tocchi. Non penserei mica di mangiartelo tutto. Va bene, ti darò un uovo. Prendi. Wow, da bravo, non cadere. Oh, c'è mancato poco. Grazie per l'uovo. Rompo l'uovo in una ciotola, voglio separare il tuorlo. Lo metto in un'altra ciotola e uso le dita per toglierlo. Sembra uno slime. Poi aggiungo una piccola quantità d'olio. Ancora un altro po'. E adesso posso mescolare. Poi riempio una siringa con il composto. In questo modo la preparazione sarà più facile e non farò troppi pasticci. Aggiungo la miscela d'uovo ai pigmenti in polvere. Non me ne serve molta. Solo qualche goccina e uso un pennello per unire l'uovo ai pigmenti. Sembra che vada bene. Adesso prendo il guscio d'uovo, lo schiaccio leggermente, lo spezzo in minuscoli frammenti e prendo questo pezzo del guscio. Lo dipingo di blu. Amo questo colore. Adesso incollo i pezzettini del guscio sul vaso, aggiungo dei fiori e voilà. Non riesco a mangiarne più. Mi sa che ho mangiato un po' troppo. Oh! Wow! Ops, è colpa mia. Meglio fuori che dentro. Non voglio sprecare il cibo. Forse posso crearci qualcosa. Ho dipinto di blu un foglio di cartoncino. Uso i broccoli come pennello. Picchietto la pittura sulla carta usando diversi colori e creo un incredibile effetto di foglie. Guarda un po'. Oh, che bello! Mi piace, molto creativo. Come faccio a decidere? È stata dura, ma Kendall vince! Sì, sono la più grande! Ok, vacci piano, Picasso. Whee, si parte! Ecco la vostra prossima sfida! Che emozione! Vuoi scherzare? Non ho idea di che cosa dobbiamo fare con quello. Oh, c'è un filo allentato sulla mia maglia. Ce n'è un altro. È tutto ciò che mi serve. Questi potrebbero tornare utili. Il trucco. Forse Kendall non lo noterà. È la mia buona occasione. Comportati naturalmente. Niente da vedere, il delitto perfetto. Ricopro il filo con il rossetto e poi lo metto sul mio quaderno. Lo sistemo in modo che formi un'onda. Poi ci richiudo sopra il quaderno e tiro il filo. L'impronta ha creato un dipinto astratto, è fantastico. Wow, piuttosto notevole. Aspetta, Brittany. Sì? Come è arrivato lì il rossetto? Tienilo tu. Userò questo pennello. Dipingo la mia tela di nero, ma mi fermo a metà. Poi applico una striscia di colla. Passo la colla sulla pittura nera e sulla tela bianca in questo modo. E prima che si asciughi lo cospargo di glitter. Devo essere velocissima. Che lavoraccio! Ah, quello è oro! Starà da favola sul mio dipinto. Anche la mia forfora è ricca, però dovrei comprare uno shampoo migliore. Metto uno stencil a forma di cuore sulla tela e prendo una lattina di vernice spray. Passo sopra lo stencil con lo spray. Che colore vivace! Rimuovo con cura lo stencil e... Wow, lo appenderei al muro! Bello, vero?
Oh sì, aspetta di vedere questo. Wow, i miei occhi, non ci vedo più! Mettilo giù! Così va meglio, wow! È meraviglioso, è proprio speciale! La prossima volta avvertimi prima. Wow, guarda tutta questa roba, siamo al termine della sfida. È ora di annunciare la vincitrice. Io scegli me. Sono così agitata. Chi sarà? È Kendall! Non ci credo! Ho fatto del mio meglio! Brava! Aspetta, dovremmo condividere i premi. Davvero? Dici sul serio? Non sono un tipo da abbracci. È bellissimo, è l'arte la vera vincitrice. Chissà che cos'è, sono così curiosa. Non c'è niente ancora? Non capisco. Cos'è questo rumore? Una sorpresa. Ancora niente. Allora stiamo aspettando qui. Wow, bello però. Già. Dobbiamo aprirlo, forse? Comunque mio. Ehi, è stata una mia idea! Giù le mani, dai! Sei sempre il solito. Oh, bollicine! Chi se ne frega! Carine, però! Mi fai provare? No! Dai, per favore! È così divertente! Guarda qui, ho avuto un'idea! Sarà bellissimo! Sì! Prendiamo una tela e applichiamo il colore con il rullo. Dobbiamo coprire tutta la tela. Adesso immergiamo una tazza nella vernice bianca e premiamo sopra la tela, scatenando tutta la fantasia. Adesso aggiungiamo il colore dentro i cerchi. Possiamo provare vari colori per maggiore realismo. Dobbiamo ricreare l'effetto della luce nelle bollicine. Niente male davvero! E adesso qualche dettaglio in più. È un capolavoro, sono una vera artista! Guarda un po', Chris! Anch'io ho delle bollicine! Cosa? Invidioso? Posso averlo? Facciamo a cambio! Da qua! Wow! Ah? Ma dove sono le bollicine? È finito il sapone, non è giusto! Ah, che sbadato, ho dimenticato di dirtelo. Non è divertente. Ok, ora della prossima sfida. Oh, un unicorno! Che felicità! Wow, datti una calmata. Devo decisamente fare nuove amicizie. Che stai facendo, Chris? Sono la principessa Scintilla e regno su tutti gli arcobaleni. Basta che sei contento tu. Smettila, stai rovinando tutto. Giriamo la ruota. È meraviglioso. Senza mani? Nessun problema, ecco. Mani dietro la schiena? Mi sembra un'ottima idea, sì. Pensavo sarebbe stato più difficile. Niente male. Finito, che te ne pare? Diciamo che è personale. Ma cosa ne sai tu di arte? Ti faccio vedere io come si disegna un unicorno. Devo solo prendere le misure. Oh, certo, vanno sempre prese. Sì, è proprio un unicorno. Che sta facendo adesso? Forse ho un piano. Renderà tutto più facile. Cominciamo con un foglio a quadretti e disegniamo l'unicorno così. All'inizio sembrerà strano, ma alla fine avrà senso. Una volta fatti i contorni, riempiamoli. Questo è un ottimo modo per disegnare tanti dettagli. Usare i quadretti è utile per le proporzioni e aiuta a disegnare più facilmente. Ora coloriamo. Se solo fosse davvero così facile, aggiungiamo altri colori per il corno. Visto? È venuto come pensavo. Ecco il mio unicorno. Guarda qui. Bello, vero? Come ci sei riuscita? Io ho al massimo colorato la sua criniera. Almeno ci hai provato. Lo so. Ho una bella sensazione per questa sfida. Un cuoricino, che amore! Chi gira la ruota questa volta? Facciamo pollice di ferro.
Ho vinto! Per un pelo! Speriamo bene. Niente carta! E come faccio a disegnare? Dovrai inventarti qualcosa. Guarda qui. Comincio tracciando una linea al centro. E poi un'altra. E altre linee sopra e sotto. Adesso facciamo i due lati. Con la matita tracciamo il contorno che poi ricalcheremo a penna. E una volta completata la sagoma, con la gomma cancelliamo i tratti in più lungo i bordi. E adesso mano alla penna e seguiamo le linee. Andrà a creare un effetto 3D. Aggiungiamo il colore adesso. Attenzione a restare dentro le linee. Una volta fatto aggiungiamo un po' di ombre sui bordi. Basterà una semplice matita. Le aggiungiamo ovunque pensiamo ci sia bisogno di ombre. O dove secondo noi la luce dovrebbe essere un po' diversa. È un metodo originale di disegnare un cuoricino ed è davvero bello. Ecco fatto, che ne pensi? Wow! Voglio dire, carino. Che posso usare? Ci sono le mie mani! Semplicissimo! Un po' troppo? Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono! Un cuoricino! Visto che ideona? È un cuore! No, non lo è. Spiacente. Ok, che ne dici adesso? Arrenditi e basta. So che posso farcela. Forza, dai, con queste dita. Ecco, stavolta ci sono. Mi serve solo una penna rossa. Metto un dito sopra l'altro e disegno un cuore. Con la penna rossa lo coloro anche dentro. Non è così male. Mi piace, anzi lo amo. Ma non ho ancora finito. Aggiungiamo una faccina sorridente. E un'altra per un vero amore. Così romantico, guarda. Oh, ma guarda che carino! Aspetta, voglio aggiungere qualcosa anch'io. Non rovinarlo, eh? Sarà bellissimo. Ecco, vedi? Si abbracciano adesso. Oh, mi sto quasi commuovendo. Che dolcezza! Che matita uso? Quella blu o quella verde? Ma guardatela! Sono innamorato di lei! Ci vediamo dopo nei miei sogni! Wow! Una lumaca, carina! Chi gira? Ho vinto! Ah, pensavo sarebbe toccato a me! Forza! Senza mani, di nuovo! Beh, posso farcela! Al lavoro! Forse posso darle una mano. Ma no, stai sbagliando tutto, vedi? Ma come... Vabbè, comunque ci provo. Chiudi gli occhi. Perché ti comporti così? Ok. Per fortuna ho questa benda. Come sto? Perfetta. È più difficile di quanto sembri. Sei bellissima. Voglio dire, sei bravissima. Forse le do un bacio. No, prima un fiore. Scherziamo con quello che ho speso per questa rosa. Comunque, meglio sbrigarsi. Via da qui. A chi servono fiori quando basta una penna? E un po' di creatività. Così è persino più romantico. Ecco, adesso il gambo e... Così. Finito. Spero le piaccia. Non ho idea di cosa ho disegnato. Però mica male, sembra proprio una lumaca. Ho disegnato una cosa anch'io. Per me. Tu sei più bella di qualsiasi fiore. Ah, mi fai arrossire, che romantico. Che bel set artistico. Sono così gelosa. Come farò ad usarlo? Forse posso riparare il pennello. Mi serve solo qualche ciocca di capelli. Spero che Sara non se ne accorga. Questi saranno sufficienti. Li attaccherò al pennello. E ora posso dipingere. Sembrano familiari. Tipo, davvero familiari.
Ma sono i miei capelli! I miei capelli? Cosa hai fatto? Dammelo! Ah? Ti strapperò a degli altri capelli! Fermatevi subito! C'è solo una cosa da fare! Punizione! Ok, non me lo aspettavo mica! Dove siamo? Salve! È ora di una sfida artistica! La ruota deciderà cosa disegnerete! 1, 2, 3... Via! Un fiore! Ok, dovrebbe essere facile! Dobbiamo per forza? Io non so cosa fare! Aspetta! Penso di avere un'idea! Sono un genio! Appoggerò i miei gioielli sulla carta! Ora ci dipingerò sopra! Non ho bisogno di molta vernice e userò colori diversi! Ok, dovrebbe andare! Userò la punta del pennello per trascinare le catenine sulla carta! Anche la vernice verrà trascinata, così i colori si mescoleranno! Ecco la mia versione di un fiore! Abbastanza figo, eh? Wow, sono impressionata! Ora posso truccarmi! Questa è la mia occasione! Devo avere sempre un bel aspetto, ho una reputazione da mantenere! Sì, è fantastico! Questo è proprio quello di cui ho bisogno! Ora posso creare il mio fiore! Tamponerò la vernice con questo pennello per il trucco, poi farò lo stesso con la vernice verde, sta venendo fantastico! Aggiungerò alcuni dettagli e questo è tutto! È così carino! Fammelo rimettere dove l'ho preso! Cosa stai facendo? Niente! Bene, non distrarmi mentre mi trucco! Sono così affascinante! Oh, tempo scaduto! Cosa ne pensi? È sorprendente, vero? Il mio è più bello! Lavoro eccellente! Molto interessante, Sara! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Non può essere! Cosa c'è di così divertente? Hai della vernice sul viso! La mia bellissima pelle, no! È un'opera d'arte, Sara! Mostrala al mondo! I vostri dipinti sono eccellenti, ben fatte entrambe! La prossima sfida è disegnare un unicorno! Sì, adoro gli unicorni! È tipo un cavallo, giusto? Sono terribile a disegnare animali! Psst! Che cosa? Guarda! Tanti soldi! Saranno tuoi se mi disegni un unicorno! Sara! Sono così delusa! No, disegnalo tu! Non so come fare! Fallirò questa volta! Come sei drammatica! Conosco un trucchetto per disegnarlo! Appoggerò la mano sul foglio e ci disegnerò intorno! Ora lo riempirò! È un modo semplice per disegnare un unicorno! Ora lo colorerò! Il rosa è un bel colore per un unicorno! Oh, è così carino! Aggiungerò altro colore al corno! È stato così veloce! E ho fatto! Ah, ma guardalo! Perché sei così felice? Mi è venuta un'idea! Posso semplicemente copiare Molly! Ma farò un unicorno ricco! Con questa banconota farò il corno, le opere d'arte costano! Cosa ne pensi? Sul serio! È esattamente uguale al mio! No! Il mio è più prezioso! Yuhuu! Insegnante! Oh, guarda un po'! Meravigliosi! Ben fatto entrambe! Sono un artista! Bene, ti lascerò vincere questa volta! Ups! La 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 la! Ups! Scusate ragazze! Cosa abbiamo questa volta? Una stella! Iniziate! Questa cos'è? Forniture per dipingere! A chi importa? Molly può averle! Guarda qui! Wow! Questo deve essere il mio giorno fortunato! Metterò un template sul foglio! E ho già rivestito il pennello con diversi colori di vernice e dipingerò sopra il template! Che bell'effetto! Ora rimuoverò con cura il template! Wow, è come un arcobaleno! L'adoro! Questo è il meglio che puoi fare! Devo fare una chiamata! Pronto? Sì, ho bisogno di aiuto! Cosa sta succedendo? Bisogna disegnare una stella! Facile! Per me è semplicissimo!
Guarda e impara. Sarebbe stato bello fare qualcosa di più impegnativo, ma cosa posso farci? Ho finito. Potete applaudire ora? Lo so, ho talento. Oh, avete finito? Oh, tu sì che sei un'opera d'arte. Sei la mia musa ispiratrice. Oh, tu. Potrei dipingerti ogni giorno. Dovrei andarmene? Non ho mai visto una tale bellezza. Questo è per te. Sei così romantico? Mi sento così ispirato quando sono vicino a te. Andiamo. Ehi, tornate, il mio dipinto! Oh! Quanto è dolce! Mi sta dando una bella ispirazione. Che sta succedendo qui? Oh, conosci le regole, ragazza. Niente caramelle. Vabbè, a chi servono tutti questi dolci? Oh, cosa c'è che non va con questa? Ti spiace spiegarmi? Bella, eh? L'ho fatta io? Il colore mi incuriosisce. Che succede qui? Ma che diamine... Oh, la preside! Niente caramelle qui! E ora punizione! No! Aspetti! Wow! Cos'è questo posto? Ora che ho la vostra attenzione, è ora di prendere i vostri strumenti! Oh, è il richiamo di un uccello! E la tua prima challenge artistica! Fammi pensare... Oh, questa sciarpa non dovrebbe essere troppo difficile per me! Cosa? È quello che penso! Esci di qui, uccellaccio! Almeno questo mi dà un po' di vantaggio! Qui ho qualcosa che può darmi una mano! Come ha fatto a entrare qui dentro? Vabbè, come dicevo... Oh? È uno scherzo? Ok, finalmente! Le mie cose! Oh, perfetto, un altro libro noiosissimo! Non aiuta! Una maschera! Niente, solo cose inutili! E tutta questa matematica! Come se sapessi cosa significa questa roba! Aspetta però! Potrei usare i numeri per aiutarmi! Dopo aver disegnato il corpo, posso disegnare dei numeri qui! E anche sulla testa! Sta iniziando a sembrare un uccellino, vero? E ora coloriamo! Stai bene, piccolo pennuto? Ti farò delle belle piume! Con tutti i colori dell'arcobaleno! Finito! Che ne pensi? Riesci a vedere i numeri? Pazzesco! E tu? C'è stata una brutta tempesta! Questo è quello che sono riuscita a fare! Oh, hai vinto tu stavolta, Annie! Evviva! Per me? Grazie! Non posso lavorare in queste condizioni! Beh, avrei dovuto aspettarmelo! Oh, e ora inizia la prossima challenge! Ho visto tantissime mele nella vita! So da dove iniziare! E fare un cerchio perfetto è fondamentale! Ma il picciolo dove lo faccio? Questo cerchio prende tutta la pagina! Oh, ricominciamo! Devo trarre ispirazione da qualcosa! Aspetta, ho visto la mela perfetta! Sembra distratta! Vado! Inizia la Mission Impossible Mela! Sono armata e pronta! Serve un taglio netto e preciso! Cosa sta facendo, Annie? Smettila subito, siediti! Mi scusi! Uffa, c'ero quasi! Allora disegnerò quello che riesco! Tipo la parola mela! Semplice! M-E-L-A! Aspetta un attimo! Se divido la parola in 5, o meglio in una mela, mi avvicino al risultato! Ok, faccio un 5 più grande! Chi l'avrebbe mai detto che con un numero avrei potuto fare mezza mela? E nemmeno si capisce che sono partita da un numero! Soprattutto quando lo coloro! Con le giuste sfumature sembra quasi in 3D! E non posso dimenticare il picciolo! Un po' d'ombra,
e qualche piccolo dettaglio. Sembra buona. Quasi mi viene voglia di mangiarmela. Non sei d'accordo? Ta-da! Finito! Anche io. Com'è realistica! E, piatta. Bene, qui c'è poco da interrogarsi. Ottimo lavoro, Annie! Ho vinto e vai! Vorrei avere una mela vera. Anche io. Oh! Qualcuno l'ha già mangiata questa! Io! Per fortuna la mia è intera! Amo l'ora di educazione artistica! Wow, fantastico! Devo aggiungere un tocco di colore a una cosa speciale qui! Wow, questi colori renderanno bellissimo il mio disegno! Inizio con il verde. Cerco di non uscire dalle righe. Voglio creare un effetto arcobaleno. Verrà benissimo! Eh sì, è un capolavoro! È magnifico! Wow, l'hai fatto tu! Questo pennello ha avuto giorni migliori. Oh beh, è l'unico che ho. Me lo tengo così. Ho un'idea per il progetto di arte. Ehi, Lizzy, devo dipingerti, ma letteralmente. Oddio, cosa hai fatto? I miei bellissimi capelli, sei un mostro! Ragazze, basta! Dico sul serio. Che succede? Facciamo girare la ruota. Voglio che disegniate una donna bionda. Una donna bionda? Non è mica facile. Aspetta, so cosa fare. Lizzy? Ok, ok, ti farò da modella. Ottimo, non ti muovere. Che stai facendo? Fidati di me, so cosa faccio. Disegno il contorno del viso, ferma così. Non è facile. Hai gli occhi verdi, vero? Che bel rossetto! E ho finito! Wow, bellissimo! Sei proprio tu, uguale uguale! Dici sul serio? Davvero sono così? Oddio, devo assolutamente truccarmi meglio! Sono un artista, dovrei farlo di mestiere! Fiu, molto meglio! Aspetta un secondo, ho un'idea! Ehi, artista sofferente, vieni qui! Non chiamarmi così, per favore, mi chiamo Jeff! Bene, iniziamo! Sì, sì, sono ispirato! Ammira la mia creazione! Oh wow, grazie! Ma devo colorarla! Non userò la vernice però! Inizio mettendo uno stencil sopra il disegno! Poi mi serve la mia palette ombretti e un coltellino a paletta! Uso il coltellino a paletta per grattare l'ombretto, devo grattare per fare la polvere! O anche sugli altri colori, non ne serve tanta! E poi? La verso sullo stencil! Lascio che i colori si mescolino e uso la mano per spalmarli, viene un effetto carinissimo! Che bello! Wow, sono super soddisfatta! Davvero, lo trovi artistico? Beh, lo scopriremo presto! Oh, certo! Che incubo, Naomi! Ma almeno ci hai provato! Lizzy, colorato e fantasioso! Hai visto quello? Vince Lizzy! Sì, lo sapevo! Non doveva essere una donna bionda! Vieni e fai piano! Non credo che dovremmo fare questa cosa! Ormai è tardi! Sei pronta? Wow, cioccolata! Ok, seguimi! Passa dove passo io! Wow! Shh! Stai bene! Beh, aveva detto di seguirla! Per fortuna sono atterrata sulle mani! Mi sarei potuta fare male! Non importa, abbiamo la cioccolata! Eh? Questa non è cioccolata! Non ci credo, è un disegno! No, invece, è vera! Che è successo? Dove siamo? Guarda, materiale per disegnare! E allora disegniamo! Ok, prima challenge, chissà cos'è! Wow, che carino questo cucciolino! Possiamo tenerlo? Ok, posso farcela! Ho visto artisti farlo, non so perché, ma sembra bello! È un po' piccolo per essere un cucciolo. Aspetta, so cosa fare. Posso usare la mano. Ah, ok, facile. Faccio il contorno della mano. Che stai facendo? Almeno si diverte. Metto la mano sul foglio così. Poi ci disegno intorno. Ora lo faccio sembrare un cane. Un po' di pelo, occhietti dolci e nasino. E ora un po' di colore. Sta uscendo bene. Devo stare nelle linee, quasi finito.
Ecco qua, com'è adorabile, sono fiera di questo disegno. Lo chiamerò Lucky. Non male, eh? Sì, cioè, il mio mi piace, ma... Beh, almeno ci hai provato. Chi ha vinto? Oh, sì! Guarda, sta succedendo qualcosa! Biscotti, gnam! Sono a forma di osso! Geniali, adoro il tema cane! Non vedo l'ora di provarlo! Aspetta, biscotti, ossa, cane... Ferma, non sono per te! Ma sono buonissimi! Mi serve la ricetta! Oh, vorrei non lo avessi mai fatto! Che succede? Questi biscotti sono per il cane! Ah! Non potevi dirmelo prima! Serviti pure! Ehi, ragazzetto, vieni qua! Abbiamo delle cosine per te, vieni! Oh, chi è il cucciolo più bravo del mondo? Sì, sei tu, sì! Sicuro hai fame dopo aver posato così tanto, come sei intelligente! Ecco qua, per te! Ho quasi fatto! Ehi, sta fermo finché non è finito, ok? Non muoverti. I tuoi occhi non sono simmetrici. No, affatto. Eccoti qui, questo sei tu. Ma non mi somiglia per niente. Vuoi soltanto sminuirmi, vero? Su, dalla a me. Bene. Oh, che intendi fare? Adesso ti faccio vedere io. Preparati. Testa enorme. Occhi sporgenti, denti storti, oh sì! Ta-da! Ma stai scherzando? Non sono mica così brutto! Lascialo su! Ah. Oh oh! Dovrei? Sì, fallo, dai! Pennarelli! Wow! Apri, apri! Wow! Ma è davvero incredibile! Aspetta, ho un'idea migliore! Ehi, guarda! C'è un coniglio! Oh, ma come ci riesci? Occhio al lupo, piccoletto! Ah! E adesso, il prossimo spettacolo! Ma che figo, sei bravissimo! Ehi, aspetta, aspetta! Io parlo con le mani? Aspetta, ho un'idea migliore! Adesso che gli occhi si sono abituati, metto la mia ombra cinese su carta così! Devo soltanto riempire i vuoti in questo modo! Si capisce adesso? È il migliore amico dell'uomo! Gli manca soltanto un po' di colore e... Oh, la mia opera migliore! Non ti fermerai più, vero? Oh, si è scaricata la pila! Oh. Guarda! Ispirato all'ombra cinese! Geniale! Ma perché non ci ho pensato prima? Questo ti piacerà, guarda! Carino, eh? È il coniglio! Ok! E mi ha anche ispirato questo! Soltanto due dita in più! Perché non prendi questo? Tieni! Grazie! Oh, non di nuovo! Almeno ho qualche snack adesso! Bene! Ok, siete pronte per disegnare? Riscaldiamoci con un arcobaleno! Un arcobaleno? Oh, sì, è un bel riscaldamento! Lo so! La mia roba potrà finalmente tornarmi utile! Vediamo! Oh! Oh, ehi, piccoletto! Ah, no! Bravo, topino! Ah, ecco che cosa cercavo! Pronto per un po' di magia? Guarda come questi colori si trasformano in un arcobaleno! Devo solo farne uscire qualche goccia! Ecco fatto! Beh, quasi! Ok, mettiamoci al lavoro! È soddisfacente o cosa? Bisogna sfruttare ciò che si ha, giusto?
Ecco, il pettine è tutto sporco adesso. Accidenti! Beh sì, molto sporco. Adesso staccherò il nastro. Niente come una bella linea pulita. Beh, diciamo più di 3 linee pulite. Ah, fatto! Grazie per l'aiuto. Abbastanza impressionante, non è vero? Immagino che vada bene. Ci penso io. Insomma, devo fare tutto da sola. Accidenti! Oh, che carino! Vattene! Ho bisogno di spazio per essere creativa. Interessante. Ovviamente, tutti quanti guardate ed imparate. È carina con tutti questi colori, vero? Ma quello che verrà dopo sarà ancora più bello. Vedi, a volte lavoro anch'io e una volta finito hai della sabbia arcobaleno. Guarda che tonalità vibranti, tada! È davvero figo! Non ho ancora finito! È come un piccolo personaggio arcobaleno che balla. Adesso ha una sua personalità, non trovi? Beh? Sono entrambe interessanti? Ecco perché siete entrambe vincitrici! Va bene! Vediamo, credo sia la prospettiva giusta. Ehi, nonno, che ne pensi del mio dipinto? Ottimo lavoro, buon uso del colore. Oh, guarda questi, mi servono! Non ti servono i pennelli? Che stai facendo? Ho fatto con la vernice, che ne pensi? Va bene, almeno credo. Non ho finito. Ora toglierò questo foglio di plastica. E guarda come viene! Dimmi che ne pensi adesso. Oh, accidenti! È fantastico, nonno! Lo adoro! Ok, ho questo nastro e devo mettere un'estremità qui. Adesso comincio a disegnare. È più difficile di quanto pensassi. Ora mi serve questo colore, credo. Piano, non voglio rovinare questa linea. Sta venendo malissimo. Ehi, aspetta! Il nonno ha del nastro. Oink. Lo prendo in prestito, nonno. Ho una bella striscia di nastro adesso. Devo solo aggiungere i pennarelli colorati così. Ripiegherò il nastro e li terrò fermi. Sono sicuro funzionerà. Ed è ora di fare un bel arcobaleno. Sì, ha funzionato, sono un genio. Ottimo lavoro. E se potessimo farlo con tanti altri pennarelli? Guarda quanti. Chissà cosa potremmo fare. Sei sicuro che andrà tutto bene? Nell'arte è tutto un esperimento, ragazzo mio. Ecco qui, vediamo che abbiamo. E non dobbiamo fare un arcobaleno ad arco. Comincerò da qui e farò così. Poi passerò su quest'altro lato del foglio. Poi tornerò da dove avevo iniziato, in questo modo. Wow! Fatto! Dai un'occhiata al capolavoro! Sembra un uccellino. Wow! Svendita d'arte, comprate un quadro solo oggi! Accidenti, no, grazie. Oh, tutti mi dicono di no. Ah, uno sconosciuto! Ah, aiuto! Calmati, che succede qui? Nessuno vuole comprare la mia opera d'arte. Nonno, ma che stai facendo lì? E che pensi di fare con quella spazzatura? Non ti fidi di me? Allora osserva. Metterò questo coperchio su un foglio di carta. Adesso un tocco di bomboletta spray. Voglio coprire tutto. Non avere paura di verniciare il coperchio. Adesso aggiungi un po' di vernice bianca qui nell'angolo. Devo riempire questo spazio. E adesso usiamo un sacchetto di plastica. Tampono il bianco con questo sacchetto. Ecco qui. Adesso lo macchierò con dell'altra vernice.
ed è ora di togliere il coperchio. Ecco qui, fatto. Ta-da! Nonno, è stupendo! Non riesco a credere a quanto sia stato facile. Tieni, puoi averlo. Voglio quel dipinto, prendi i miei soldi. Ok, penso di aver finito. Non voglio esagerare, ma credo che sia un capolavoro. Lo metterò qui sul cavalletto. Ah, lo adoro. Bolle di sapone. Penso di meritarmi una piccola ricompensa. Sì, guarda quante sono. Adoro le bolle. Ehi, sono tornato. Ups, ho fatto cadere il dipinto. Era il mio capolavoro, il migliore che abbia mai fatto. Aspetta, delle bolle. Ho avuto un'idea. Ho una bottiglia di plastica e taglierò la parte superiore. Adesso stenderò una piccola rete sopra e verserò del sapone in questa vaschetta di vetro. Dovrebbe andare. Adesso intingerò l'estremità della rete nel sapone. Ora il sapone si è attaccato alla rete. Aggiungiamo un po' di vernice, metterò blu, rosso e poi giallo. Tutti i colori primari. E iniziamo a fare le bolle. Devo restare molto vicino alla tela. E adesso faccio scoppiare le bolle più grandi. Eccoci, penso di aver finito. Che ne pensi, eh? Wow! Come hai fatto? Ho preso ispirazione dalle bolle e l'ho fatto per te. Grazie, nonno, lo adoro. È bellissimo. Le bolle sono fantastiche. Queste uova mi fanno venire fame, quindi le ho disegnate bene. Ehi, Jasmine, guarda. Ecco, ti ho preparato la colazione. Vediamo. Penso che sceglierò queste. Oh, ma non sono vere. Non capisco. Solo queste sono le vere uova. Cottura media, la mia preferita. Hanno un bell'aspetto, vero? Aspetta, cosa? Davvero? Mmm, deliziose. Ma Lily! Sono così confuse. Una sfida potrebbe aiutarle. Che succede? Venite a me, ragazze. Ah? Cos'è questo posto? Bel vestito. E adesso? Penso che voi due abbiate bisogno di una piccola sfida. Ah, questo gesso funziona malissimo. Riesco a malapena a controllarlo. Che rumore terribile. Fallo smettere. Le linee sono così spesse. Non ce la faccio. Per favore. Basta, non ne ho abbastanza. Ehi, che succede? Il mio gesso. Adesso è solo un mucchio di polvere. In realtà è una figata, wow. Ho la giusta ispirazione. Perché usare un gesso quando posso ombreggiare con le dita? In questo modo ho molto più controllo. E i bordi sono liscissimi. Si capisce cosa sto disegnando? Presto sarà più chiaro. Non potrei farlo con un gessetto. È ora di ricaricare la polvere. Posso usarne di più in alcuni punti, in questo modo ho più definizione. Ora sì che si fa sul serio. Non dimentichiamo l'altro lato. Qualche dettaglio con la gomma. Non è già carinissimo? E adesso i dettagli divertenti. Adoro i papillon. Aggiungono sempre un tocco di dolcezza. E adesso definiamo un po'. Non sembra pelliccia vera? Fa venire voglia di coccolarlo. Quasi fatto. E infine, ma non certo per importanza, un piccolo e dolce sorriso. Oh, quasi dimenticavo gli occhi. Vedete come prende vita adesso? Chissà cosa sta guardando. Non è adorabile? La mia arma segreta. Ok, fatto, che te ne pare? Wow! Lo so. Cosa posso disegnare? Il rossetto potrebbe funzionare? Questo mi dà una grande idea. Sì, credo di poterci lavorare. Basta che abbia abbastanza rossetto. Ecco un altro strato.
Forse me lo devo rimettere. Migliora ad ogni strato, diventa sempre più dinamico. Ok, adesso i dettagli. Guardate la manina. Ne farò un'altra uguale. Con il viso prenderà davvero vita. Un paio d'occhiali, perché no? Cosa le faccio indossare? Forse un vestitino? Mi piace molto la direzione che sta prendendo. È incredibile come da un paio di forme si possa arrivare a questo. Con il rosso si possono fare molte cose. Questo è uno dei miei lavori migliori. Ta-da! Che figata, vero? Oh, hai finito? Sono entrambi meravigliosi, molto bene, ragazze! Ehi, cos'è successo? Faccio sempre così. Niente è meglio di un lecca-lecca. Sì, ne voglio uno. Guardale, come se digustano. Ho un'acquolina. Ah, basta. Datemeli, li voglio tutti per me. Ah, ecco qui. Fragola! E questo sa di limone! Assolutamente deliziosi! Oh, scusate, ragazze! Che cos'è successo? Ho un saporaccio in bocca! Che schifo! Aspetta! Ehi! Guarda qui! Per prima cosa riempio uno stencil usando due diversi colori. Sfumare è fondamentale! Fatto! Ah? Posso fare di meglio, sai? Sta a vedere. Ok, passiamo ai pennarelli. In questo modo il soggetto sarà più evidente. Questi dettagli richiedono un po' di tempo, ma ne varrà la pena. In alto creo delle piccole orecchie, poi le pinne. Riuscite a capire di che cosa si tratta? Forse questi dettagli aiuteranno. Questo per Vink è davvero bello. Non scordiamoci l'altro lato. E adesso un po' di viola intenso. Questi colori stanno benissimo insieme. Contribuiscono ad aggiungere profondità. E anche se ci vuole un po' di tempo, non ve ne pentirete. Adesso mi serve un pennello più spesso. Vedete come lo sto tenendo? E guardate che splendide tonalità! Le alghe aiutano a creare la scena, sembra che siano sott'acqua. E adesso bolle! Ehi! Guarda qui! Ti piace? Wow! Lo prendo come un sì. Il mio sembra così banale. Stupido pennello. Forse più grande è meglio. Ma prima devo prepararlo. Con gli arcobaleni non si sbaglia mai e questa tecnica lo renderà vivo. Capite che intendo? Così si dà vita a un'immagine. Visto? Wow, che maestria! Sono molto colpita. Ben fatto, ora lasciate che me li prenda. Ehi! Oh, sì! Cosa c'è di così divertente? Che schifo, è enorme! Non mi piacciono le ragazze cattive, vi punirò entrambe. Basta indicare. Ehi, non riesco a muovere la mano. Au, è bloccata! Esatto, il mio lavoro è finito qui. Ma le nostre mani? Dovremmo disegnare così? Ma come? Lily? Non so che dire. Aspetta. Guarda qui. Devo solo giocare con le forme. Riuscite a indovinare che cosa sarà? Funzionerà, ne sono certa. Si è liberata. Ho del lavoro da fare qui. Aggiungo un paio di cose, così potrò basarmi su ciò che ho già realizzato. Indovinato, è un occhio. Ora sì che si ragiona. Il naso è carino, vero? Se avete indovinato che si tratta di una foca, bravissimi! Sta latrando! E adesso un po' di colore.
rosa sulla lingua, ovviamente. È un must. Ok, ho finito. Ti piace? Che ne dici? Ma... aspetta, adesso ne faccio uno altrettanto bello. Anche se sto usando la mano, realizzo una forma completamente diversa. Ci siamo quasi. Wow, funziona davvero! Ci sono! A volte basta un cambio di prospettiva. Adesso dobbiamo collegare le forme. Gli occhi possono andare qui. Sembra già carinissimo! Insomma, guardate che sorriso! Il prossimo passo? Il corpo! Sta venendo bene, ma ci vuole un po' di colore. Ah, quanto è soddisfacente! Tratti così lunghi e colorati, questo verde è davvero brillante! È facile con un unico colore. Non dimentichiamo i piedini. Finito! E vai! Wow! Bello, Jasmine! Sono entrambi magnifici! Davvero ben fatto! Il che significa una cosa? Miei! Oh! Ecco! E adesso? Wow! Sì, è forte, lo so! Fantastico! Sì! Allora, chi ha vinto? Ottima domanda, mortale! Ehi, senti, lo facciamo? Sì! Ok, adesso! Tadan! Sei tu, strega! Con tanto di Neo! Lo abbiamo fatto insieme! Cosa vedono i miei occhi? Oh? Oh, ragazze! Volevo solo vederlo da vicino! È il dipinto più bello che abbia mai visto! Ottimo lavoro, Chris! Guardi anche il mio, prof! Riesci a capire qual è disegnato? Non questo! E nemmeno questi due! Vi è anche il verde! E non è nemmeno il viola! C'è cascata! Era qui davanti a lei tutto il tempo! Wow, davvero geniale, Luna! Il che mi ha dato un'idea! Prof, guardi questo! Oh, non di nuovo! Dove siamo? Faremo una sfida di disegno, tu ed io! Davvero? Non siamo più a scuola? Oh beh, magari sarà divertente! Giriamo la ruota! Voglio girarla io! Sono io l'ospite! Ma l'idea è stata mia, molla l'osso! Fermati! Così la romperai! Ah, guarda che roba! Dovremo disegnare una rosa! E quello chi è? Salve, belle signore! Ho qui una splendida rosa per voi! Imbarazzante! Una rosa splendida come voi? Oh, ci sai fare! Che la sfida abbia inizio! Finalmente! Prof, datti una calmata! Così è difficile concentrarsi? Mi sento così tanto ispirata! Sì, me lo dicono sempre! Che baffi stupendi! Seriamente? Ehi, insomma, ricordati che è una sfida! Oh, sì, sì, hai ragione! Non ho disegnato una rosa, anche se... posso fare qualcosa, sì! Disegno qualche triangolo dentro il cuore? Sembrano petali! E adesso posso fare il resto del fiore! Niente male! Ora disegno le foglie e poi il gambo! Ecco fatto, finito! Niente male, eh? Sì, bella, ma ecco la mia, minimalista! Che ne pensi? Quale ti piace di più? Bello! Hai vinto tu! Oh sì, lo sapevo! Che cosa ho vinto? Forse te? Oh, ne farò tesoro! Che buon profumo! Capirai, era ovvio che avrebbe fatto vincere te! Sei solo invidiosa! Questo film fa troppa paura! Ti prego, cambia canale! Ma hai messo tu questo qui? No, non l'ho mai visto prima! Secondo te che cos'è? Una perla! Guarda come brilla! Madison, ma dove sei? Oh!
Wow! Ma da dove escono questi vestiti? Oh? Ho catturato qualcosa! Sì, sono io. Almeno credo. Questi non sembrano i miei capelli. Ciao ragazzi, vi state divertendo? Beh, la giornata si fa interessante, sì. Forza, giriamo la ruota? Si tratta di una sfida artistica. Uno, due, tre, vediamo. La conchiglia blu. No, adoro i gattini. Abracadabra. Dai! Ecco! Oh, ma come ha fatto? Chissà che cosa c'è qui. Una moneta d'oro, wow! Prova tu, dai! Non me lo faccio ripetere? Forse ho trovato qualcosa. È un vero micio! Oh, ma guarda quanto è carino! Secondo te come si chiama? Chiamiamolo Marshmallow. Bel nome! Ma intanto io che ci faccio con questa? Ci sono! Ci disegnerò un gatto tutto mio! Basterà disegnare un semicerchio così e tutto il resto verrà da sé. Vedete? Sta già prendendo forma. È incredibile cosa si può fare con poche forme basilari. Un po' di colore così, solo un paio di tocchi in più e fatto! Sei bellissimo! Grazie per la moneta! Chi è il mio bel gatto? Marshmallow! Ma non hai disegnato niente! Ero distratto! Mostratemi le vostre creazioni! Oh, accidenti, che figuraccia! Miau! È bellissimo, vero? Oh, è carinissimo! Grazie! Oh, Brian, ti serve ispirazione! Abracadabra! Marshmallow! Via col prossimo giro! Che colore uscirà adesso? Arancione! Ah, abbiamo una sorpresa, ragazzi! Non capisco! Io sì, ho un'idea! Una canna da pesca, vero? No, no. Oh, ne ho un'altra! Sentiamo. Una macchina? No, niente macchine. Un unicorno! Oh. Ah, quelli so disegnarli, sì! Ne ho già un milione qui con me. Sono i miei preferiti! Questa ragazza ha perso la testa! Belli, vero? Ok, allora via col tempo! Non sarà difficile! Basta azzeccare i colori giusti! E poi i pennarelli sulla plastica non si asciugano! E poi se li usiamo vicini e mettiamo un po' d'acqua sul disegno così, i colori si mescoleranno tra di loro! Ci mettiamo sopra un foglio di carta e guardate che bell'effetto! Qualsiasi cosa disegnerete sopra sembrerà davvero magica! Potete anche colorarla di nero! Vedete come risalta rispetto agli altri colori? Niente male, vero? È già scaduto il tempo! Il mio è fatto! Però complimenti, davvero bello! E il tuo, invece? Madison, un foglio bianco! È che ne ho già così tanti, vede? No, 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 non ne voglio uno. Va bene come vuole. Ah, non sopporto di vederla triste. Tieni, te lo regalo. Ah, di unicorni non ne ho mai troppi! Oh, ma che teneri! Pronti per la prossima sfida? Rosa, cioè! Un'aquila! E non è tutto, ragazzi! Che cos'è?
Non capisco che significa. Sarà un codice segreto? Vediamo di capirci qualcosa. Questo è difficile. Intanto pensiamo a che cosa mangiare. A quanto pare lei ha qualcosa in mente. Ah, mi fa male la mano! Ho capito! Le crocette sono punti di riferimento. Non devo fare altro che unirle... così. E adesso colorarla. Farò meglio a sbrigarmi. Niente male, eh? E questo è tutto. Oh, giusto in tempo. Guarda qui. Ah, un lavoro strepitoso. Ah, troppo buona. Il mio è più fantasioso. E poi brilla. Vedi? È un'aquila sirenetta. Ok, sì. Pronti alla prossima sfida? Vediamo un po'... Viola! E sotto c'è... una scimmietta! Wow, cominciate, ragazzi! Vuole una scimmietta! Divertente, davvero! Dai, su! La scimmietta devi disegnarla, non farla! Che sta facendo lei? Ehi! Ti va di aiutare un amico? Se me lo chiedi così. Disegnare una scimmietta non è mica difficile, sai? Guarda che carina! Sembra proprio vera! Wow, sei bravissima! Adesso la mia. Oh, un minuto in più, per favore! Madison, il tempo è denaro. L'ho disegnato da solo. Questa è la mia. Sembrano molto simili. Come se le avesse disegnate la stessa persona. Che strano. È mia. Davvero? Va bene, è tutta tua, tieni. Visto? È opera mia. Sono fiera di voi! Pronti per il prossimo? Giriamo la ruota e... sotto il giallo abbiamo... un quadrato! Buona fortuna, ragazzi! Immagino si possa fare. Questi li disegnavo all'asilo. Wow, certo che a lei piace la geometria. Ma io ho un'idea migliore. Questo qui fa il caso mio. Sarà proprio preciso. Su, fatemi guardare. Un quadrato. Quella forma esiste? Beh, è qualcosa. Questo è un quadrato. Sì, certo. Guarda qui. Lo vedi adesso? Oh, ma che cos'è, stregoneria? No, è puro genio! Oh, anch'io devo piegare il foglio a metà. Ecco qui, meglio? Apprezzo lo sforzo, sì. No, stupido quadrato. Ehi, me lo spieghi? È facilissimo. Basta fare così. Vedi? Poi unisci tutte le linee in questo modo. Wow! Siete proprio dei veri artisti. Grazie per aver giocato. Wow! Ma riesci a crederci? Dobbiamo raccontarlo a tutti. È di Brian questo? Oh! Non riesco a guardarlo. Ho davvero bisogno di una manicure. Mi accontento di un po' di smalto. Che bello! Ah? Io me le mangio. Costa meno di una manicure e sono un ottimo spuntino. Jasmine, guarda! Che bello! Ma non per disegnare. Che cosa facciamo?
Ho un'idea grandiosa. Verrà benissimo. Che fai? Oh, è davvero molto bello. Uso la penna per disegnare un vestito, ma serve un po' di colore. Ed è qui che entra in gioco il mio smalto. Bella trovata, vero? Sei impazzita! Che c'è? È solo smalto! Rilassati, guarda! Lo tampono sulla carta come fosse vernice. Inizio con la parte superiore, mi assicuro di restare all'interno delle linee. Poi coloro a sezioni alternate. Alcune le lascio in bianco, così. Sta venendo bene, vero? Mi piacerebbe avere un vestito come questo, mi starebbe benissimo. È così unico, per fortuna ho una mano ferma. Non vorrei rovinare tutto adesso, ma non ho ancora finito. Avrò bisogno di brillantini per la prossima parte. Li verso sul vestito per un tocco di glamour. Chi non ne vuole nella propria vita? Mi assicuro di coprire tutto lo smalto, soffio via i brillantini in eccesso ed ecco uno splendido abito. Che ne dici? Sì, bello. E io che faccio? Aspetta, forse è il momento di andare a pescare. Sembra un buon punto. Ha boccato qualcosa! Cosa? Non è quello che cerco! Nuota libero, pesciolino. Proviamo di nuovo. Questo è grosso! Oh, andiamo, un vecchio calzino! Beh, che puzza! Questa sarà la volta buona. Che cos'è questo? Un rotolo di nastro adesivo! Ecco perché odio la pesca. Aspetta, forse posso usarlo? Vale la pena di provare, sì. So cosa fare. Avrò bisogno di una strisciolina di nastro adesivo. Sembra la dimensione giusta. Ho fatto un rapido schizzo di un vestito. Applico il nastro sulla gonna e coloro la parte superiore. Inizio con questo rosa intenso. Voglio creare un effetto texture. Uso colori diversi per ombreggiare. Speriamo venga bene. Ehi, non è così male. Forse potrei farlo a livello professionale. Guarda, Jasmine. Wow, è incredibile! Siamo così talentuose! Wow, è divertentissimo! Voglio farlo di nuovo. Ecco qui. Wow, guarda un po'. È come una magia. Che stai facendo? Voglio provarlo? No. Ma... va bene. Piantala! Ehi, attenta ai capelli! Prendi questo! È il meglio che sai fare? Basta! Aspetta! Dove siamo? Attenzione! È l'ora di una sfida artistica! Oh, che bei fiori! Madre Natura ci sta viziando! Guarda, una bella farfalla! Ma dove va? È così graziosa! Che dovremmo fare? Oh, che sciocca! Un momento! Voglio che disegnate la farfalla! Ok, me la caverò! Fammi pensare, non deve essere difficile! Ok, al lavoro! Prendo il materiale artistico, ciò che mi serve qui dentro! Userò questo pennello, dipingerò la farfalla più bella! Aspetta e vedrai! Resterai a bocca aperta! Dipingo un solo lato! Ciao! È incredibile! Oh no, il mio quadro! Ho rovinato tutto, è tutta colpa della farfalla! Aspetta, forse posso ripararlo. Spruzzo il colore su una lastra di vetro, poi uso una spugna per stenderlo. Creo uno strato uniforme, devo coprire il vetro completamente. Poi prendo un cotton fioc, lo uso per disegnare una farfalla, sta venendo bene. Ora vi poso un foglio di carta sopra, lo premo delicatamente e poi lo sollevo lentamente. Perfetto, è meglio di quanto immaginassi, sono un genio! Non ho mai visto una farfalla così! Wow, l'hai fatto tu! Devo alzare il tiro! Ah, forse qui dentro c'è qualcosa che posso usare! Ah, sono solo cianfrusaglie, che delusione! Un attimo, ho capito! Piegherò la pagina del libro, poi comincerò a tagliarlo facendo con calma. Devo creare una forma ad ala, così... Quando lo apro diventa una farfalla, ma non ho finito. Traccio il bordo con un pennarello nero. Poi mi metto a decorarla, disegno il motivo delle ali e questo è il contorno. Ora aggiungiamo un po' di colore. Il rosa è il colore perfetto. Posso metterlo da parte adesso. Storco una spilla da balia. È come un allenamento, la piego
Così va benissimo. E ci leggo intorno un elastico. Lo tiro con forza. Mi sembra ok. Poi mi serve la graffetta. La apro e la raddrizzo. Beh, il più dritto possibile. Ora inserisco l'elastico, piego la graffetta al centro. Così è perfetta. E la infilo nel foro della spilla da balia. Allargo le estremità così. Queste saranno le antenne. Ed ecco le ali della mia farfalla. Ma il bello deve arrivare. Do una girata. Se la lascio andare vola. Wow, che figata! È la mia creazione migliore. Cosa? Come hai fatto? Incredibile, vero? Wow, è tornata da me! Devo piacerle molto! Vince Annie! Davvero? Woo! Oh, non è giusto! Che sta facendo? Ananas succoso è così buono! Non c'è niente di meglio! Oh, siete ancora qui? Ecco la vostra prossima sfida! Ma dai, sarà facile! Devo soltanto decidere che cosa usare! È una decisione difficile! Non lo so. Sembra che mi stia prendendo in giro. Ho tanta fame. Vorrei fare uno spuntino. Aspetta, ho un'idea. Ho ancora qualche avanzo del pranzo. Un'arancia buonissima, squisita. Non vedo l'ora di assaggiarla. Ho l'acquolina in bocca. Vabbè, me la mangio tutta. Sì, che prelibatezza. Annie, non si mangia in classe. Ma lei, l'ananas. Oh, colpa mia. Meglio buttarlo nella spazzatura. Aspetta, mi è venuta un'idea. Userò la buccia d'arancia. Prendo il tappo di una bottiglia, lo spingo nella buccia facendo dei cerchietti. È come uno stampo per biscotti. E adesso la fase successiva. Uso un cerchio di cartoncino, vi traccio lo schizzo di un ovale e poi strappo il cartoncino verde. È un ottimo antistress. Faccio delle piccole strisce. Penso che sia sufficiente. Adesso le attacco alla carta. Lo sistemo intorno alla cima dell'ovale. Prendo i cerchi fatti con la buccia d'arancia e li posiziono all'interno dell'ovale. Li metto a strati così. Li alterno tra loro. L'effetto sarà fantastico, dovrebbe andare. Un ananas dall'aspetto gustoso. Hai già finito. Sono soddisfatta, guarda un po'. Allora è così, eh? Non posso farla vincere. Aspetta, ho una grande idea. Stendo il nastro adesivo su una tela nera, lascio vuota la parte superiore e uso la pittura dorata. Ho gusti costosi, dipingo gli spazi tra i nastri, ma non tutti. Dipingerò una forma ovale, rimuovo con cura il nastro adesivo, non voglio rovinare tutto. E adesso si passa al colore verde. Dipingo le foglie, ecco la parte superiore dell'ananas. Da un'occhiata. Ora potete applaudire, è un capolavoro. Oh, ottimo lavoro, Betty! Mi sembra fin troppo ovvio. Credo di essere brava, sai? La parola passa alla prof. Interessante, la vincitrice è tutte e due! Ho vinto! Woo! Abbiamo vinto! Wow, bello questo disegno! Aggiungo un altro po' di blu! Ehi, ragazza, mica male! Posso darti una mano? Coloro la casa! Ottima idea, papà! Che fate di bello? Oh, fatemi spazio! Ehi, ma che stai facendo? La casa non è arancione! Sì che lo è! Smettila! Mamma! Papà! State rovinando il disegno! Ok, l'hai voluto tu! Beccati questo! È questo il massimo che sai fare! Non hai ancora visto niente! Mm? Che è successo? Ma dove siamo? Guardate cosa avete fatto! Mi avete rovinato il disegno! Non ti preoccupare, tesoro, dobbiamo sistemarlo! Deve venirmi l'ispirazione. Mi sta venendo fame. Ah sì, ecco! Per fortuna sono sempre preparato, fai sul serio! Che c'è? Devo mangiare! Pensi sempre a mangiare, tu! Mamma, fai qualcosa! Mi dispiace, tesoro, non ci vorrà tanto! Non mettere fretta all'arte! Mi annoio! Non è giusto! Puoi sbrigarti? Emma si è innervosita! Dammi qua! Ehi, prenditi il tuo di riso! No! Guarda che hai fatto! Ne parliamo dopo! C'è riso ovunque! Aspetta!
mi è venuta un'idea! Metto delle gocce di colorante alimentare in un bicchiere d'acqua, poi mescolo. E ora aggiungo il riso. Dopodiché mi serve della colla, applico la colla sul mio disegno. La metto solo sulla parte dell'erba. Poi mi serve il riso, lo cospargo sulla colla. Posso usare riso di vari colori per colorare ogni parte del disegno. E ora soffio via il riso in eccesso. Wow, sembra anche buono da mangiare! Che ne pensi, Emma? Wow! Mi piace, mamma! E tu che fai, papà? Eh? Emma, hai detto qualcosa? Aspetta, ma che faccio? C'è solo un modo per mangiarlo! Cosa non si fa per la famiglia? Che ridere che fa papà! Non ho ancora finito, mi serve un foglio! Guarda qua! È un autoritratto! Bello, ma questo round lo vince mamma! Grazie tesoro! Allora oggi non devi mettere in ordine la tua camera! Wow, troppo divertente! Cos'è? Guardala! Emma, metti giù quella roba! Nanna! Smettila subito, ragazza! Mi stai ascoltando? Oddio, le vibra l'occhio di nuovo! Guai in arrivo! Calmati, prova con questo! Dammi qua! Mi sento già meno nervosa! Molto meglio! Tu sì che mi conosci, tesoro! Aspetta, so cosa fare! Inizia disegnando un albero! Spero ti piaccia la natura! Questo pennarello nero è perfetto per tronco e rami! Bello! E ora prendo un quadratino di Pluriball e lo immergo nella tempera! Mescolo rosa e bianco e ora lo tampono sul disegno! Sembrano le foglie! È un bellissimo albero in fiore! Ti piace, Emma? Ups, scusate! Wow, mamma! Ma è bellissimo! Ehi, forse posso usarlo anche io! Ecco cosa farò! Come sto? Lo so, sto benissimo! Sono un capolavoro! Che scemo! Sei bellissimo, papà! Il vincitore è... Mamma! Di nuovo? Wow, che onore! Sul serio? Voglio schiacciare queste bolle! Cos'è questo odore? Che puzza! Viene da lì! È sempre più forte! Beh, dovevo immaginarmelo! Che c'è il mio odore? Profumo! Ho una cosa per te! Usalo in abbondanza! E va bene! Almeno non puzzerai! Grazie! Oh, è come quando ci siamo conosciuti! Sì, anche quella sera non ero profumatissimo! Com'è stato bello! Dammi un bacio! Come dire di no? Mwah! Beh, che schifo! Ciao tesoro! Scusa! E ora che faccio? Aspetta, credo di avere un'idea! Senti qua, tesoro! Cosa si stanno dicendo? Capito? Iniziamo! Per prima cosa tolgo il deodorante! Così! E ora riempio il contenitore con della vernice! E poi rimetto il rullo! Quando lo premo sul foglio esce fuori la vernice! È come un pennello! Ed è perfetto per creare opere d'arte! Guarda qua! Va incorniciato! Guarda, bellissimo! Un'opera d'arte a due mani! Wow! Possiamo metterlo in sala! Potremmo metterlo al posto della foto di nonna! Ma... stavolta pareggio! Più che meritato! Quello che ci meritiamo è un bacio! Che sonno! Emma! Yuhu! Un classico, mamma! Chiudo solo un po' gli occhi! Guarda, riesco a toccarmi il naso con la lingua! Guarda, che talento! E questo riesci a farlo? Ti tengo d'occhio! Oddio! Il rosa ti sta benissimo! Mi sento benissimo, potrei abituarmici! Va bene, papà, ma abbassa la voce! Voglio farmi un bel sonnellino! Oh, pensavo avrebbe funzionato! Ce l'abbiamo messa tutta!
Oh, che ne dici del gioco delle ombre? Gioco delle ombre? Impressionante, eh? Perché non hai iniziato con questo? È troppo divertente! Il caro vecchio gioco delle ombre, eh? Non sembra così difficile. Oh, mi è venuta un'idea! Metto la mano sul foglio. Poi ci disegno intorno. E ora? Devo solo aggiungere i dettagli. Tipo gli occhi. È un drago! Ma non ho ancora finito. Ha bisogno di un po' di colore. E... non dimentichiamo la fiamma. Guarda qua! Wow! Sapevo ti sarebbe piaciuto. E ora divertiamoci coi palloncini. È un cane! Ehi, sta alla larga, pussa via! Che bello spettacolo! Avete vinto entrambi! Guarda! Wow, fantastico! Voglio dei capelli bellissimi! Idea! Prendeteli! Cosa dobbiamo farci con questi elastici? Oh sì, potrei usare queste matite! E uno di questi elastici! Dovrebbe funzionare! Metto l'elastico attorno alle due matite così. Devo fissarle per bene. Poi attacco un'altra matita dall'altra parte. Proprio quello che volevo. E ora ricalco questo cupcake con una delle due matite e faccio tutto il giro. La seconda matita farà una copia. Guarda qua! E ora devo solo colorarlo. Non devo uscire dai bordi. Sarà bellissimo! Ecco qua, ho finito! Ti piace? Questo è mio! Fammi vedere! Wow, geniale! E io che posso fare? Unisco le matite e le uso come una catapulta. Prendi questo! Attento, fermati! Aia! Oh, mi gira la testa! Beh, in un certo senso te lo sei meritato. Bel colpo, papà! È chiaro chi vince stavolta! Oh, che dolce che sei, tesoro! Dove sono? Quanto ti piace giocare? Oh, belli questi pastelli! Tieni, mamma! Bel lancio! Presi! Un gioco da ragazzi! Oh, forse ho esagerato! Si sono tutti rotti! Buona fortuna! È tutto ok, ho la colla! Sono bravo nel fai da te! Saranno come nuovi! Proviamo un po'! Oh, fingiamo che non sia successo niente! Non ti preoccupare, ho un piano B! Posso usare questo! Stai scherzando, vero? Non funzionerà, papà! Fatemi almeno provare! C'è solo una cosa da fare! Tesoro, posa quel martello! So cosa sto facendo! Aspetta un attimo! Ho avuto un'idea migliore! Metto i pastelli spezzati sul disegno della farfalla. Poi ci metto sopra una foderina di plastica. E ora mi sfogo un po'! Questa sì che è la mia forma d'arte! Dopo parliamo! Mi concentro sulla mia di arte! Non è poi così male! Ho finito anche io! Tolgo il modello! Bello! Ti piace? E la mia anguria ti piace? Stavolta è difficile! Pareggio! Andata! Ottimo lavoro! Sono così entusiasta di vedere cosa c'è dopo! Oh, ed ecco la ruota! Ed eccoci qua, si è fermata sul fenicottero! Non esattamente dinamico, cosa farete? Un fenicottero, non credo di averne mai visto uno dal vivo! Ma sul serio, non credo che questa sfida andrà bene! Cosa faccio? Sono rosa, giusto? Credo di sì! No, nemmeno questa idea funzionerà! Non ce la faccio più! Non so cosa fare! Aspetta, che diavolo ho sulla mano? È vernice! Cavolo! Ora ho anche della vernice rosa su tutta la mano! Ehi, aspetta un attimo! Penso di avere un'idea! Vediamo cosa succede se inizio con un'impronta! Wow, è abbastanza figo!
E anche a me è venuta un'idea. Inizierò tracciando la mia mano. Ora devo sistemare il contorno e devo aggiungere un occhio e il becco. Per prima cosa colorerò il becco visto che è nero e ora aggiungerò il rosa, tanto rosa. Qui andrò avanti e indietro riempiendo con il colore. È tutto rosa, ma ho quasi finito. C'è un evidenziatore rosa qui, ne avrò bisogno. È ora di trasformare la mia impronta in un uccellino tropicale. Trasformerò il mio pollice nella testa dell'uccellino. Il becco sarà nero ora per gli occhi e per le gambe. Ed ecco le gambe gialle. E ho finito. Va bene, ragazzi, vediamo i vostri progetti finiti. Ecco il mio fenicottero. Ed ecco il mio. Proprio come richiesto. Vedo che abbiamo un disegno completo nei particolari. Avete fatto entrambi un ottimo lavoro. Oh, è vero, avevi della vernice su tutta la mano. Oh, sì, mi dispiace. Cosa pensi faremo dopo? Va bene, voi due siete pronti? Sembra che questa volta dovete disegnare un ragazzo. Voglio proprio vedere che cosa combinate. Sono un po' deluso. Non posso negarlo. Eh? Oh no, ho finito gli snack, ora sì che sono deluso. Beh, ora cosa farò? Aspetta un secondo, ho questo piatto vuoto. Sì, funzionerà di sicuro, ho un ottimo piano. Che stai facendo con un piatto e un pennarello? Non capisco, perché stai disegnando sul piatto? Non preoccuparti, so io cosa sto facendo. Finirò di fare l'omino su questo piatto. Accidenti, cosa dovrei disegnare? Proverò usando le lettere, sembra funzionare. Ok, ci siamo. Scrivo ragazzi in inglese e lo trasformo. Gli ho fatto degli occhiali e ora dei capelli, mi piace. Devo fare anche le orecchie, il mento, il naso e la bocca. Va bene, ora ho l'omino. Penso che abbia bisogno di un palloncino. Ecco, e ha bisogno di un filo così il palloncino non vola via. C'è qualcosa tra i miei denti, che fastidio. Non va bene, forse se bevo lo toglierò. Credo che vada già meglio. Gli farò i capelli arancioni. Ancora un po' e i tuoi capelli saranno a posto. Va bene, vuoi una maglia verde? Nessun problema. Ho finito. No! Hai versato l'acqua sul mio omino! Sto annegando! Devo fare qualcosa! No, no, no! Omino, niente panico! Aspetta, sta succedendo qualcosa! Sta succedendo qualcosa al mio omino! Hai ragione! Non sta annegando, ma sta galleggiando! Che figo! Mi piace! Hai fatto un ottimo lavoro! Vinco io? Ma dai, che bello! Ok, facciamo girare di nuovo la ruota. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Questa volta vi tocca il cane. So io cosa farò. È nel mio cappello. Che cosa? Un pollo di gomma? Da dove arriva? So che è qui da qualche parte. Aspetta, è questo ciò di cui ho bisogno? No, non gioco più con questo da tempo. Dai, questo cappello non può essere così grande. Una moneta, è questo ciò che stavi cercando? Oh, ce n'è una anche per me! Non ti dispiace, vero? Fiu, non credevo che il mio cappello potesse contenere tutte queste cose. Ok, mi serve questa penna. Non capisco, cosa stai facendo con quella moneta? Lo sto usando per creare dei cerchi. Non capisco. Aspetta, so io cosa fare. Spero che stiate tutti lavorando sodo laggiù. Ok, devo mettermi il cappuccio in testa. Torno subito. Ela, che ne dici se ti do questo e tu mi presti il tuo cane? Grazie, oh mio Dio, chi è un bravo cagnolino? Mi chiamo Patrick. Sorridi, devo solo farti un paio di foto. Sei così carino, potresti fare il modello. Ecco qui, grazie mille. L'ovale è colorato, ma i cerchi no. Ora nei cerchi farò delle linee e puntini e ora farò la testa e anche gli occhi. Sta davvero iniziando a prendere forma. Non posso dimenticarmi delle orecchie. Un cagnolino ha bisogno delle sue orecchie, anche di un corpo. E infine la coda. E ora lo devo colorare. Penso che le sue orecchie debbano essere marroni e anche le zampe e le guance. Fatto! Fio, sono tornata e nessuno si è accorto che ero andata via. Adesso posso finire? Insegnante, ho finito! Ecco il mio cane! Anch'io ho finito! Oh cielo! Guarda che bel musetto! Hai vinto! Non l'ha nemmeno disegnato! Siamo pronti per la prossima sfida! Oh, amo ballare! Sembra che dovete disegnare una ballerina! Aspetta, che cosa? Dobbiamo disegnare quella! Non guardare me, non ho mai nemmeno visto un balletto. Aspetta, so io cosa fare. Avrò bisogno di questo foglio e lo piegherò a metà in questo modo. Cosa stai
facendo un origami, però mi piace. Anche a me, ma bisogna piegare la carta nel modo giusto. Ho iniziato con una piega centrale in questo modo, poi di nuovo dall'altra parte. Ora lo apro e piegherò entrambi gli angoli. Ottimo. Poi il lembo inferiore deve risalire su entrambi i lati. Sì, finora sta andando alla grande, adoro piegare la carta. Questi angoli spuntati devono tornare indietro. E anche questi di angoli, solo un po' di più. Manca poco. Entrambi i lati devono piegarsi. Ecco, fatto! Ho fatto una barchetta con la mia carta. Cosa ne pensi? Ti piace? Ecco, perfetto, un paio di vele per la mia barca. Ma cosa c'entra la danza? Oh, perché una barca danza lungo le onde mentre naviga. Aspetta, cosa? Ma stai dicendo sul serio? Non funzionerà mai. Ha ragione. Vedi, l'immagine è di una ballerina, non una barca. Ok, va bene. Ma penso di poter ancora far qualcosa con gli origami. Stai costruendo un'altra barca? Perché? Non funzionerà. No, non è un'altra barca. Guarda, questa volta ho fatto un unicorno. È un unicorno! Sei incredibile! Ma non va ancora bene! Va bene, hai ragione, ma ho questo! La terza volta non posso sbagliare! Userò due colori questa volta andrà bene! Cosa stai facendo? Wow, com'è difficile! Come lo stai facendo? Stai andando così veloce, è difficile starti appresso! Sì, ho finito, ho fatto una bellissima rosa! Per te? È così adorabile, non posso credere che tu l'abbia fatto per me! Ma cosa diavolo devo fare? Lo so! Ho solo bisogno di ricominciare da capo. Userò il bordo di questo righello per fare delle pieghe importanti. Questa parte è un po' complicata. Devo tirarli fuori in questo modo. E anche dall'altra parte, ok, ho bisogno di aggiungere qualche disegno. Devo solo disegnare una graziosa ballerina. È così carina. Ok, ma devo disegnarla per intero. Devo assicurarmi che abbia sia la faccia che le mani e poi farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta che ho finito, devo fare la stessa cosa per le gambe. Penso che le darò un po' di colore così sarà più carina. Ma devo colorare ogni singolo lembo. E penso che farò il suo tutù blu. Che carina! Blu sotto e blu sopra. Sì, ho finito! Ta-da! Ecco, lascia che ti mostri come funziona. Se prendo i lembi e li piego su e giù, posso farla ballare. La la la! Guardala come va, che figo! Wow! Wow, che spettacolo, hai vinto! Sì, immaginavo! Ma... non vedo l'ora di fare lezione! Io no, oggi c'è il compito in classe! Amo i compiti in classe, soprattutto quelli di arte! Che brava, Claire! Farò un ritratto di me stessa, inizio dal contorno e poi lo coloro! Disegno da varie angolazioni per avere una bella texture! Verrà molto bene! Questo colore è perfetto per la pelle! Poi aggiungo i dettagli ai vestiti! Per gli occhi uso una penna bianca! Così sono più belli! Puoi disegnare anche me! Certo! Non muoverti! Seguo la stessa procedura! I capelli sono venuti benissimo! E ora coloriamo! Ti piacerà un sacco, Leo! Sarà come guardarti in uno specchio! Ti disegno dei vestiti colorati! Sono contenta! Quasi finito! Ecco qua! Wow! Mi piace tantissimo! Sono i nastri, cosa vuoi? Che stai facendo? No! Li hai strappati! Che hai fatto? Che succede? Scusa, mi hai spaventato! È una sfida di disegno! Ok! Ti sta benissimo questo look, Claire. Amo il tuo rossetto. Potrei guardarti dalla mattina alla sera. Ti senti bene? Vuoi che facciamo qualcosa di simmetrico? Devo stupire Claire. Com'è questo restyling? Sei strano. Oh, ho un'idea. Guarda qua. Mi è venuta un'idea geniale. Mi servono queste forbici. Piego un foglio. Poi taglio un pezzetto. Lo ripiego e inizio a disegnare. Disegnerò un mostro blu, ma lo faccio sulla parte piegata. E ora apro il foglio e disegno nello spazio bianco. Disegno prima un viso, poi il corpo. Aggiungo qualche dettaglio, così. E ora la parte divertente. Questa è la parte dentro alla testa. Voglio che sembri si stia aprendo. Ovviamente mi serve l'inchiostro nero e il colore della carne. Per la corona uso il giallo. Sta venendo benissimo. Devo giusto colorare le ultime parti e ho finito. Piego il foglio e sembrerà un disegno normale.
ma nasconde una sorpresa al suo interno. Ok, tocca a me. Ora piego il foglio e disegno un bel cuore. Poi lo coloro. Ovviamente userò il rosso. Devo rimanere nei bordi. Belli questi guanti, eh? Una volta finito apro il foglio. Dentro ho disegnato una coppia carinissima che si bacia. Vorrei che fossimo io e Claire. Ripasso la matita con l'inchiostro nero. Devo solo seguire le linee. Poi aggiungo il colore. La ragazza avrà i capelli neri come quelli di Claire. Spero colga il riferimento. Voglio che sia perfetto. Sarà la mia lettera d'amore per lei. Sembriamo proprio noi. Guarda come siamo felici. Sono proprio un romanticone. E come dimenticare il cuoricino. Ecco qua, adorabile. Proprio come Claire. Mi scalda il cuore. Guarda un po', Claire. Sto per vomitare. Forse possiamo metterlo in scena qualche volta. Guarda questo. Oh, carino. Ah! Basta! Fiu, ho smesso. Potrei farlo giorno e notte, visto? Persino Mano sta ridendo. Ok, basta così. Perché dovresti fare una cosa del genere? Dai, devo vincere! Aspetta, guarda! Ho vinto! Ma non ci credo! È un problema per te? Guarda, Claire! Mi sa che si stanno innamorando! Che bello! Beh! Aspetta, sta succedendo qualcosa! L'ha lasciato! Un fiore! Che odore magnifico! Come un prato d'estate! Questa è la prossima challenge. Claire, voglio che lo prenda tu. Levalo subito. Non ami i fiori, eh? Solo sulle tombe. Ora posso andare avanti con il mio disegno. Mama? Non mama. Mama? Mi sa che non mama. Puoi abbassare la voce. Inizio con un bel cuore. Poi dentro ci disegno dei triangoli. Poi disegno un cerchio sotto al cuore. È diventata una rosa. Ora disegno le foglie e infine il gambo. Userò una matita per aggiungere l'ombreggiatura, ma questa rosa non sarà né rossa né rosa. Sarà nera. È il colore più bello. Applico più pressione colorando i petali esterni. Così sono più scuri. Non mama. Aspetta. Mama! È un segno dell'universo! È destino che stiamo insieme. Wow, mi sta venendo un'idea. Torno subito. Mama. Non mama. Mama! Voglio quella rosa! L'amore vero dipende da questa! Wow! Prendi, amico! Proprio quello che mi serviva! E questo invece era quello che serviva a me! Ok, un po' di relax! Claire? E ora che c'è? Questo è per te! Vediamo... Carino! Le piace? Delizioso! Ho finito. Ok. Vuoi vedere i nostri disegni? Ecco qua, nero come il mio cuore. Non ho fatto niente. Immagino sia giusto così. Come se mi interessasse. Baciami, Claire. Non molli mai, eh? Togliti. Oh, sei cattiva. Che sta facendo? Non capisco. Forse sta facendo le ombre cinesi. Belle! È ridicolo e basta. No, non si capisce. È un cane. Perché non l'hai detto subito? Ehi, Claire, guarda! Tac! Figo, eh? So che l'ho stupita. No. Iniziamo. Che sta facendo? Disegno il contorno della mia mano. Per favore smetti di parlare, ti faccio vedere. La mia mano la metto sul foglio così. Poi ci disegno intorno. Ancora non si capisce. Ma poi aggiungo tutti i dettagli. Inizio con un occhio. Poi un piccolo nasino. Riempio di nero. E faccio lo stesso con gli occhi. Lascio un piccolo puntino bianco. Che sarebbe il riflesso della luce. E ora il pelo. Ora mi serve un collare. Non vogliamo mica che si perda. Per favore smetti di cantare. Canterò più forte allora. Che fastidio! Disegnare un cagnolino! Non ce la faccio più! Mi stai davvero facendo arrabbiare, ti meno! Ogni nota mi trita il cervello! Basta!
Guarda cosa mi hai fatto fare! Aspetta, credo di poterci lavorare. Inizio stendendo la sabbietta. Che bella sensazione! Rilassante! Sento la tensione che si scioglie. Disegno un cuore al contrario. Poi disegno due cerchi piccoli e un triangolo. E già sembra un cane. Queste saranno le orecchie. Il pelo è marrone. Questa parte è facile. Devo solo rimanere nei contorni. Vorrei che ogni disegno fosse così. È quasi finito. E ora una lingua grande e rossa. Vorrei avere un cane. Sarebbe il mio migliore amico. Andremmo sempre a fare le passeggiate. Devo concentrarmi su quello che sto facendo. Credo di aver finito. Che carino che è. Non è vero. E dai, devo vincere questo round. Uso la mia mano come modello. Vedi la somiglianza? Il mio non posso tirarlo su. Sì, ho vinto! Sono il migliore! Ne. Smettila, Leo. Ups, scusa. Ah, sono arrabbiatissima. E ora che facciamo? Secondo te cos'è? Scusa se te l'ho chiesto. Guarda, una bella farfalla. Wow, è davvero bella. Vorrei ci fosse una ragnatela. Sta per succedere qualcosa. Mano sta prendendo la farfalla. È tutto ok? Spero di no. Ok, quindi dobbiamo disegnare una farfalla. Troppo divertente. Basta. Andiamo. Credo sia il mio foglio quello. Oh, ok. Forza, dammelo. Cosa? Niente scambio. Ascoltiamo Mano, mica vorrei farla arrabbiare. Ho un'idea. Ho uno stencil a farfalla. Ok, mi serve il mio gesso. Con il taglierino lo polverizzo e mescolo i colori. Cospargo tutta la pagina. Inizialmente faccio delle linee. So che è un po' troppo colorato per me, ma finirà presto. Questo è l'ultimo colore che mi serve. E ora devo sporcarmi il dito. Spalmo la polvere di gesso e inizio a creare una farfalla. Poi ci metto sopra lo stencil. Per niente male. Pensavi davvero che non avrei usato il nero in questo disegno? Di nuovo taglierino e gesso. E copro tutta la pagina. Poi premo e spargo col dito. Verrà un bellissimo effetto. Passo per bene attorno allo stencil. Con l'altra mano lo tengo fermo. Non voglio che si rovini proprio adesso. E ora posso rimuovere lo stencil, ma non ho ancora finito. Disegno qualcosa dentro alla farfalla. Un paesaggio rilassante. Tocca a me. Metto lo stencil sul foglio. Poi disegno le linee con il gesso. Lavoro per sezioni e poi cambio colore. Lo faccio tutto intorno. Verrà un capolavoro. Ecco qua. Voglio che venga super acceso. Tengo sempre lo stencil. Se scivola mi si rovina il disegno. E ora posso rimuoverlo. Guarda, sta volando via. Lo metto qui. E ora disegno una linea tratteggiata nello spazio vuoto. Sarà il percorso della farfalla. Colorato come una farfalla. Ecco il mio disegno. Mi auguro ti piaccia. Guarda, Claire, è un pareggio. Abbiamo vinto entrambi. Sono contento. Wow, guarda. Oddio, ti rispondo con le mie mosse di danza. Wow, che belle mosse, Claire. Immagino dobbiamo creare un arcobaleno? Amo gli arcobaleni. No, non se ne parla. Tutto tranne questo. Non vedo l'ora di iniziare. Mi servono i miei guanti. Le cose saranno molto impiastrate. Devo essere semplice. Perché sei così animata? Che c'è di male in una penna nera? Togliti, dico sul serio. Basta, mi stai infastidendo. Te ne pentirai. Non volevo arrivare a questo, ma la colpa è tua. Non guardarmi così, ti ho avvisato. Forse ora posso iniziare. Disegno una grande nuvola, proprio quello che volevo. Poi la metto sopra la mia testa. Ah, perfetto. Mi piacerà. Copro il foglio con tempera di vari colori. Poi prendo questo popita cuore e lo premo sulla vernice. Voglio assicurarmi che sia coperto. Poi lo tolgo. E ora posso metterlo sulla tela. Ho coperto la tela di scotch, tranne sul cuore. Non voglio che si rovini tutto. Ora tiro su. Sta venendo bene, ma non ho ancora finito. Ci passo sopra un pennello. Wow, guarda che bell'effetto. Ora faccio il resto. Ho intinto lo spazzolino nella vernice bianca. Lo spruzzo sul cuore.
Poi immergo la base di un bicchiere in della vernice bianca e premo il bicchiere al centro. Una volta asciutto posso disegnarci un albero e aggiungo qualche uccello. Serviva proprio qualcos'altro. Ora posso finire l'albero. Userò lo spazzolino per farlo. Darà l'impressione che siano foglie. Fatto! Posso togliere lo scotch dalle tele. Wow, che capolavoro! Mi piace tantissimo! Ti serve un ombrello? Non ho finito! Ecco meglio! Hai bisogno di aiuto! Scegli me! Sì! Lo sapevo! Ho vinto! Ciao, Claire! Au!